Ma ciao a tutti, che si dice? Sapete che l'estinzione dei dinosauri si colloca al termine del periodo Cretaceo? Sì, giusto qualche annetto fa, tipo 66 milioni, niente di che. Ci sono molte teorie sul perché della loro estinzione. Ovviamente la più conosciuta è quella dell'asteroide, ma non è l'unica, e ad oggi non ha una piena validità scientifica. Ma visto che non sono uno scienziato, non siamo qui a vedere solo questo, ma tante altre cose più importanti, cercheremo di capire più che altro cos'è successo qualche tempo dopo la loro estinzione. Dopo che questo sasso gigante è caduto, com'era il pianeta? Che cambiamenti si stavano verificando? Che misteriosi effetti aveva avuto? Se siete seduti o sdraiati o seduraiati, che come sempre è il meglio, cominciamo il video. Ah, dimenticavo come sempre che se volete vedere qualche top anche sul mondo del gaming potete andare sulla pagina ufficiale con il link in descrizione. Partiamo! Come detto nell'introduzione, la causa dell'estinzione dei dinosauri è un vero e proprio dibattito tra gli scienziati. Quella più vicina alla verità sembra quella dell'asteroide. Questa pietra distruttiva è caduta forse da qualche parte sotto la penisola dello Yucatan, approssimativamente vicino al paese di Chicxulub, nel Messico. Questo perché la formazione di uno dei più famosi crateri del mondo, cioè questo Chicxulub, coincide proprio con la data della fine dei nostri amati dinosauri. Probabile perciò si sia formato a causa di quell'evento. Secondo le ipotesi, l'impatto con un'area di circa 12 km ha avuto la potenza di 190.000 gigatoni. Solo a dirlo sembra tantissimo, o no? Sappiate che la bomba più potente del mondo mai sganciata, cioè la bomba Zar, aveva una potenza intorno ai 50-57 megatoni. Questa cosa portò al formarsi di tsunami alti 100 metri. Immaginate quindi la devastazione che c'è stata. Anzi, forse è difficile pure immaginarlo perché non si è mai vista da allora una cosa del genere, e direi per fortuna, o no? Ma quindi cosa successe dopo tutto sto casino colossale? Beh, non soltanto questo simpatico tsunami spaccamondo ha portato via tutto dalla propria strada, ma c'è stato anche un aumento improvviso della temperatura, causando moltissimi incendi in giro per il mondo. Infatti si superarono i 50 gradi in pochi giorni, a causa dei solfati nell'aria e il monossido di carbonio. Queste cose insieme formarono delle nubi oscure che avvolsero l'intero pianeta per moltissimi anni. Se volete capire meglio, possiamo dire che questo disastro era simile a un inverno nucleare, senza luce e senza ossigeno. Comunque, un paio di anni fa è stato provato che la causa della loro estinzione non era dovuta alle dimensioni dell'asteroide, ma era stata causata dal luogo dove aveva impattato. Cioè il cratere, con il nome per me abbastanza impronunciabile, era piena di idrocarburi, per quello c'era così tanta fuliggine sul pianeta. Fosse caduto in un altro punto, avrebbero potuto salvarsi per altri 2 milioni di anni e l'evoluzione come la conosciamo oggi avrebbe potuto prendere tutta un'altra strada. Ma questa non è l'unica teoria, come detto prima sulla fine, ce ne sono altre. Come l'arrivo di nuovi predatori più forti o l'eruzione simultanea di tantissimi vulcani sul pianeta, che ha portato un magma micidiale. Secondo alcune ricerche recenti condotte da scienziati inglesi, i dinosauri erano già vicini all'estinzione, a causa dei cambiamenti climatici, lotte tra di loro e lo spostamento della placca terrestre. In qualunque caso a noi non interessa questo, anche se soltanto sulle teorie sulla fine si potrebbero fare decine di video. Se vi piace l'idea fatemelo sapere nei commenti. Tornando a noi, Tyler Leeson e Ian Miller sono due archeologi che hanno contribuito moltissimo sulla ricostruzione della cronologia dei fatti. Nel 2014 hanno condotto un po' di ricerche a Coral Bluffs, un famoso sito archeologico, e hanno forse fatto una delle scoperte più incredibili mai viste. Hanno ritrovato alcuni teschi di mammiferi abbastanza grandi. Ciò è eccezionale perché risalgono a 1 milione di anni dopo la catastrofe. Quindi solo 1 milione di anni dopo stava già cominciando a riformarsi tutto. Perfino tracce di piante molto antiche sono state ritrovate. Vi sembrerà tantissimo, ma in realtà 1 milione è un tempo davvero troppo breve per una rinascita, se così vogliamo chiamarla. Il punto chiave di questa ricerca sono le concrezioni, grappoli di rocce che si formano intorno a materiali organici, comprese le ossa. Questo ha permesso ai due ricercatori di risalire agli attimi dopo la distruzione, trovando interi teschi e a volte scheletri completi di mammiferi, e intorno a loro piante fossilizzate, circa 7.000, e sono riusciti poi a metterli in una specifica sequenza temporale.
Gran parte dell'aiuto è arrivato anche dalle ceneri vulcaniche intorno all'area. Queste possono essere considerate come hard disk del pianeta, perché sono pieni di minerali radioattivi che inglobano informazioni sui cambiamenti dei campi magnetici della Terra. Insomma, queste cose sono come orologi naturali per gli scienziati, capendo così che il 75% delle specie animali e il 50% della flora sono andati perduti, ma riprendendosi, come detto prima, molto presto. All'inizio erano molto primitivi e semplici, per poi diventare più grandi e acquistare diversità tra di loro, creando più specie sia di piante che di animali. E secondo le ricostruzioni, il tutto si sarebbe svolto in questo modo. 100.000 anni dopo la distruzione, altri animali grandi come procioni avevano cominciato a muovere i primi passi. Quindi non soltanto bestie di stazza enorme, anzi quelli forse erano estinti del tutto. Le piante dominatrici erano invece le palme, intere foreste di palme. 200.000 anni dopo la diversità tra di loro era sempre maggiore, creando più specie ancora. E intanto i mammiferi crescevano ancora di più, superando in media i 25 kg di peso. Ma non è finita. 700.000 anni dopo la caduta, i mammiferi riescono a raggiungere quindi 50 kg circa, ancora più grossi. I paleontologi stanno ancora studiando i fossili per riuscire a determinare non soltanto dati grossolani, ma anche gli stili di vita dei mammiferi, cosa mangiavano, dove vivevano e com'era la loro vita, appunto. Ma per ora la domanda che teneva gli scienziati incollati ai loro laboratori era quella sul clima. Com'era cambiato questo clima, quindi? Continuava ad aumentare sempre di più e per ogni periodo di tempo menzionato aumentava di ben 5 gradi Celsius. Quindi se prima in estate c'erano 40 gradi, dopo un periodo erano 45, nel terzo periodo 50. L'aumento di temperatura ha anche determinato la crescita sproporzionata dei mammiferi e delle piante sulla Terra. Tutto ciò è importante perché solo una catastrofe come la caduta di un asteroide poteva causare cambiamenti climatici simili. L'estinzione dei dinosauri per molti scienziati è stata una benedizione, forse, perché questo ha permesso ad altre specie di svilupparsi e quindi aumentare la biodiversità. Insomma, prima sarebbe stato difficile buttare giù un T-Rex, o no? Se non fosse stato per quella catastrofe, anche noi esseri umani saremmo rintanati dentro caverne a cercare di sopravvivere. Come detto prima, le specie di piante e animali hanno cominciato ad essere davvero tante solo 300.000 anni dopo. 100.000 anni dopo la caduta del masso tutto stava quasi per tornare a come era prima con i dinosauri, e alla fine 700.000 anni dopo era tutta un'altra storia. Ma questo era solo l'inizio. Ci sono voluti ben 10 milioni di anni per gli animali per raggiungere le dimensioni medie a cui siamo abituati. Un messaggio molto importante che i biologi e i ricercatori in generale in tutto il mondo vogliono dare alle persone è questo. La Terra può rigenerarsi anche dopo una catastrofe senza precedenti, come visto in questo video. Ma per farlo ha bisogno di centinaia di migliaia di anni. E dopodiché si dovrebbe ricominciare da zero, e quindi ancora molti milioni di anni per arrivare di nuovo allo stato attuale. Quindi è meglio prevenire le catastrofi. Insomma, il nostro pianeta, come molti sanno, ha passato ben 5 estinzioni di massa dalla sua nascita, e se ne arrivasse un sesto saremmo davvero nei guai. E a quanto pare è già cominciata questa distruzione. E questa volta non ha nulla a che fare con fenomeni naturali strani, ma sono conseguenze di noi esseri umani, che non sappiamo come trattare questo pianeta, buttando sempre a terra una cartaccia dicendo che tanto non cambia nulla, inquinando l'aria con sostanze che non dovrebbero nemmeno essere in circolazione. Un esempio del disastro che stiamo combinando è dato da alcune statistiche interessanti sull'estinzione degli animali. Prima dell'apparizione dell'essere umano sparivano al massimo 2 specie di mammiferi sul pianeta ogni 100 anni. Dopo l'arrivo degli umani sono diventati 114 le specie a morire ogni 100 anni. In pratica, secondo gli scienziati, è come se fossimo il nuovo meteorite che sta devastando tutto quanto. Con questo concludiamo. Che dire, speriamo davvero di non arrivare alla fine di tutto ciò che conosciamo. Mettete un bel mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Ricordatevi anche di passare dalla pagina di gaming per tanti gameplay e top diverse. Per adesso vi dico solo stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.